Assessore Trapanese, una relazione in Consiglio Comunale sul tema della disabilità. Qual è l'obiettivo del Comune su questo argomento? L'obiettivo è di portare nella nostra amministrazione la disabilità come fondamentale importanza di accoglienza e di ascolto delle persone disabili a 360 gradi, quindi di lavorare a tutti i livelli, dalla scuola alle politiche sociali, al lavoro, alla cultura, dove la persona disabile deve sentirsi accolta e deve trovare risposte. È una relazione molto ampia che vede già tutte le azioni che in questi 8 mesi abbiamo messo in pratica, dove saremo sicuramente molto più vicini alle famiglie con persone disabili. Iniziamo dalla specialistica che è stata messa in bilancio, a una serie di attività legate all'infanzia come i centri diurni o gli educatori territoriali che sono stati ampliati alle persone disabili e poi a tantissime altre azioni. Restando nel sociale, c'è stato un accordo di recente Comune di Napoli, ASL Napoli 1 Centro per i senza tetto. Questo è un passo molto importante che io e il sindaco abbiamo voluto da subito. Abbiamo bisogno di unirci con gli altri enti per cercare di essere sempre più vicini ai nostri fratelli fragili, quelli poveri che sono per strada. Molti di questi hanno bisogno non solo di una cura psicologica e di cure materiali, ma di essere accompagnati anche dal punto di vista clinico. Molti sono persone con dipendenze, alcolizzate o con problemi mentali. La presenza dell'ASL ci garantisce di accompagnare con la nostra equip di squadra diurna queste persone e di cercare di risolvere tutti i problemi. Assessore, i flussi in arrivo si sono ridotti per quanto riguarda i profughi ucraini, come procede l'accoglienza su chi già sta qui? Ma i flussi si sono ridotti, arrivano 4-5 persone al massimo al mese, quindi in questo momento stiamo lavorando in sintonia sempre con la diocesi, con la prefettura e la protezione civile ha attivato anche l'accoglienza diffusa, ma non è un momento di emergenza.